Missione completata, oggetti ricevuti, una corazza per... questo si butta. Ah, no, una roba per Hawk, molto interessante. Bello, bello, belli oggetti. Dunque, a parte i belli oggetti, andiamo a vendere. Andiamo qua dalle carabattole, all'emporio delle carabattole. E vendiamo le chanfrusals. E vediamo un attimo che altre missioni ci abbiamo dei compagni. Parla con Merrill a casa sua, nell'enclave della città inferiore. Dobbiamo ancora parlare con Merrill. Merrill veramente questa settimana è un incubo praticamente. Sta diventando una costante settimanale. Andiamo a casa di Merrill. Non mi dice se è di notte o di giorno. Ci andiamo di giorno, che preferisco perché probabilmente evoca cose. Elgonon, 6 years in this place, and I still Ci can't devo fix parlare the con holes in Hawk. the roof. Elgonon, 6 years in this place, and I still can't fix the holes in the roof. Merrill, scusa. Nell'enclave della città inferiore. Elgonon, six years in Merrill, che this place, dobbiamo and I fare? can't fix the Proviamo la notte, vediamo un attimo. Magari vuole che ci andiamo di notte, ma non credo che cambi una mazza. Boh, vabbè, Merrill, bella per te. Allora, parla con Avelin alla caserma. Ok, tanto ci dovevamo andare lì in zona. Era la fortezza del Visconte, sì. Andiamo a parlare con Merrill. E a sto punto andiamo avanti pure con la main quest. Con la main quest. Let's go. Merrill, Merrill. Dobbiamo parlare con Aveline, il nostro tank che non è stato mai più usato perché è completamente useless. Sentiamo Aveline che ci dice. You have no Viscount. It's clear you're suffering without sufficient leadership. That doesn't grant default authority to you or your commander. It would be easier if you Ma cooperated. che cazzo vuole questo? Wouldn't it? Guard, Captain. Quatta è diventata lei però, devo dire. Bel personaggio Trouble? ignorante. Yes. He's been hounding me. These Templars strut around as it is, but now it's just out of hand. Knight Captain Cullen has heard some troubling things. Such as? That you coddle the men, give special treatment. Someone has dared. Who? Who accuses me of this? I think it's more important to answer the accusation. You think it's true? I think someone thinks it's true. Then let me give them and you an answer. If they think I'm coddling anyone, it'll be my husband, Donick. You and I will intercept his patrol tonight. Then you can see for yourself if I'm coddling him, or any in my command. Ok, I don't have vediamo. to see proof. I already Mi believe fido you. alla fine, è un membro del That's party, not the perché non dovrei impression I fidarmi? got. Mo sarà una You erase the cazzata, doubt, tipo. so you get to play La radio messenger. dal gruppo, eh. Donick's patrol, Hawk. Me and you, tonight. Accuse me of being soft. Ok. Not in this lifetime. Ma favore e colpa era la sua, giusto? Sì, favore e colpa. Bene, ho messo in hold il party, fermi, venite. Quindi adesso dovremo andare, tipo, guardate, così. Proprio... a occhio e croce alla costa ferita lì, come si chiama? Vediamo un po'. Al Monte Spezzano, alla costa ferita. Strano, dove bisogna andare? Al porto. What? Hanno fatto una cosa diversa dal solito. Di solito le pattuglie sono sempre alla costa ferita. Stranezza, queste novità così dal nulla. E hanno tutti i buff, stranamente, pure, wow. E sì, bella missione. Dove diavolo devo andare, però? Campo dei Gunari. Devo andare a casaccio. Che cosa devo fare? Ah, segue la pattuglia delle guardie d'Anica al porto di notte. Molto interessante. Sì. Bella missione.
Quindi devo vagare random per il porto nella speranza che la missione sia qua da qualche parte. Interessante. O forse devo parlare con lei e farla partire. No, però la freccina mi diceva che dovevo venire qua. Beh, queste sono cose un po' singolari, devo dire. Non so, che devo fare? Devo andare nel passaggio abbandonato? Non credo, quello sarà aperto tipo a buffo. Non riesco a capire sta missione, che cosa vuole che io faccia. Che poi, regà, allora, c'è una cosa. Io sono abituato dai vecchi giochi a non avere i cursori che ti aiutano. Quindi non è un problema non avere un indicatore di direzione. Però quello che veramente mi confonde un botto di alcuni giochi fatti male è che fanno un po' e un po'. Ah, forse è qua. Ecco, sì. Andiamo, andiamo. Fanno un po' e un po'. Quindi alcuni giochi ti confondono a bomba, perché c'hai tipo un pochino il cursore che ti aiuta, poi a volte ti abbandona e non sai più cosa fare, perché non è chiaro, non è più chiaro niente. Lei esplosa. A lei le devo mettere i prossimi punti, glieli metto tutti in costituzione. Guarda un po'. Questi nemici qua sono proprio completamente inutili. Che figa la fortezza di qua, tra l'altro. Vabbè, menate sti nemici, dai, eh. Vieni, vieni, nano. Abbiamo vinto. Yeah. Non era questa, credo, la pattuglia. Che dovevamo fare? Che siamo dei nemici random. Non sto ben capendo. Che sia da questa parte la pattuglia mi pare assurdo, perché qua non c'è una mazza. Ah, ok, forse ho capito. Devo venire qui con Avelyn. Vediamo un po'. Parla con Avelyn, segui la pattuglia della guardia. Però dice parla con Avelyn. Forse dobbiamo andare. Vediamo un attimo. Proviamo a ritornare al palazzo del Visconte. Vediamo un secondo che... Sì, al palazzo del Visconte. Sentiamo che dice. Guarda che strana sta roba. Andiamo su. Mo. Queste missioni fatte strane. Forse ci dobbiamo portare Avelyn dietro. Qualcosa del genere. Presa bene poi che Avelyn è completamente useless. Fa zero danni. Esplode tipo se la toccano. Fatta di polistirolo. Un disastro. Ah, parliamo con Avelyn. Back to the barracks. I never tire of it. Never mind. Cambiamo parti. Che faccio? Levo lei? Così abbiamo due tank, magari facciamo meno danno, però sì, facciamo così, va. Avelina. Che poi lei ha detto io, tu e Var e coso. Boh, vabbè, proviamo ad andare così, vediamo un attimo. Porto, vai. Vediamo che succede. Forse il gioco intendeva questo. Oh, attenzione, attenzione, mi dà la freccia adesso. Allora, caratteristiche, boom boom, boom boom, boom boom, boom, vai. Ci abbiamo due punti da mettere, qui abbiamo messo già tutto. Metti, ma che diavolo, non so, metti questo e questo, sti cazzi, tanto Avelyn è completamente inutile. Ci sono dei nemici qui. Peraltro, loro hanno i buff, sì, ce l'hanno up, vai. Lei è letteralmente fatta di polistirolo e patatine. Vabbè, cioè, lui è proprio un coso. Ferris è una bestia di Satana. Fa una fracca di danni. Vabbè. Ce ne stanno altri qua dietro. Cioè, ce ne stava. Ce ne stanno di nuovo altri qua dietro.
tirare quello esplosivo, mi sto sbagliando. Indicazioni per la base dei Mandriani. Nessuno può sottrarci ciò che ci appartiene di diritto. Oggi il porto, domani l'intera città. Saranno tutti la nostra mercé. La frusta. È un pazzerello questo, eh. È un pazzerello, Mister Frusta. Allora, dobbiamo andare sia di qua che di qua. Con le redini in mano. Che cazzo di missione è con le redini in mano? I Mandriani stanno catturando la gente del porto. Scendi in strada per stanare Jess la frusta. Andiamo prima a prendere Jess la frusta. Jess la frusta. Sembra una roba da... da attore porno. Allora, no, 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 no. Però state indietro, signori. State indietro. State qua. Aspettate che prendano i danni a voi e poi ne andiamo. Tranquillo. Oh, ma lei deve sempre prendere una scoccia, eh? Se no niente. Danni che fa lui comunque, eh? Veramente importanti i danni del nostro arcerone qua. Non so perché ho cliccato quel nemico, poi si è dimenticato della sua... You got Varric, you bastard. Interessante. A casa pure tu, la frusta. Allora andiamo a prendere Jake la furia qua, che è stato, ha cambiato nome in Jack la frusta. Qua si stanno scannando tra di loro. Facciamo una bella cosa così, va. No, 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 signori. Che botte, eh? Che botte. Questi sono membri... vada, oh. Questi sono pericolosi qua. Che succede? Facciamo il ladro, che questo è danger. Ah, c'è anche un maghetto lì, eh? Tocca stare attenti al maghetto. Nevermind, il maghetto è imploso in un secondo. Il pericolo è il ladro, ma il ladro pure lo stiamo mandando all'altro mondo. E questa è la guardia Donnick. Vabbè, abbiamo finito prima quest'altra missione. Belle ste texture. You're too much of a chameleon, my friend. You made short work of this lot. This is common. As common as I like. What's going on? It's all right. Go ahead. Every guard chooses the patrol they want. My wife promotes from the bold, not the reckless. Action is up, casualties are down. It is remarkable, as are you, love. Oh, che dolcezza. Thank you. That will do. That will do, addirittura. Poteva essere carina un pochino anche lei. Capisco che è la capa delle guardie, però che cavolo. That should be sufficient. Take that to the Templar. Assolutamente super sufficient. Adesso però torniamo indietro. Di qua da Jake la furia qua. Vicolo diroccato. Sarà un posto nuovo? Ci credo poco. E infatti l'abbiamo già visto sto posto. Vabbè. Che beurlate. Ah.
Quando lui riesce a fare danni ad area, veramente è la fine, Fenris. Fenris, se riesce a fare i suoi dannetti ad area, devasta veramente qualsiasi cosa in esistenza. Madonna, devastato. Prendere qualche aggretto pure al cane. Mettiamo anche questo, così blocchiamo un po' di nemici. Au. Au. Ah, perché Jess la frusta era quello che ci faceva il dannone. Giustamente, però dobbiamo eliminare prima i suoi rinforzini qua tutti, che rompono un po' i coglioni. Poi ci prendiamo cura di lui. Eccole qua. Ce ne stanno ancora un paio lì, però vedo anche un paio dietro ce ne stanno. Vabbè, vanno giù abbastanza easy. Finiti? E questa fa una finaccia, non Jess. Stavo per dire, credo che questa faccia danno, invece non è stato così. Mamma mia, che scontro difficile. In realtà gli alegna. La possiamo dare a cosa questa? Visto che lei non ha un'arma, oh, può usarla perché non ha 33 forze. Non ha 35 forze. Che vita di merda. Vabbè, ludiamo un po' di sta robaccia e andiamo avanti. Dunque, qui abbiamo completato tutto in quest'area. Bene, molto bene, tutto finito. Ora possiamo tornare indietro verso di qua, a fare qualche altra cosa in un altro vicolo diroccato. Scusa, ma non dovevo... What? I mandrini stanno catturando la gente. Jess la frusta? Non so, nascondi... Scusa, what? Ma era quella Jess la frusta? Quindi non era lei, evidentemente. Cioè, era lei ma non era lei. È lui o non è lui? Ma certo che lui. Dove sono le sue statistiche? Personaggio? Affanculo, le manca due a forza. Maledizione. Mega flop questo. Ah. Ah. E questa cos'è? Inamovibile, sacrifica velocità. No, vabbè, togli questo. Vanno bene i 70. What? Mi dice... What the fuck? Perché poi mi ha fatto... Non sto capendo. Vabbè, rientro qua e speriamo non crashi il gioco. Vediamo un attimo. Sto cercando di comprendere. Forse c'era qualcosa che dovevo lootare qua in zona. O forse dovevo... Ah, forse... Non lo so. Devo andare avanti qua. Che cazzo... Che vuole che faccia il gioco? Non c'è... Che devo lootare? Le casse con i pugnali marci dentro. Cioè, what? Vediamo se c'è qualcosa qua in giro. Ah, c'erano questi due pellegrini. Lei fa due danni. Fa due danni reali. Non vale un cazzo, Avelin, se non gli cambio, se non le cambio l'arma. Oh, missione completata. Secondo diverse fonti, la maggior parte degli schiavisti ha abbandonato la città inferiore. Mancavano questi due pagliaccissimi qua giù. Ok, andiamocene. Adesso togliamo Avelin dal gruppo, per l'amor del cielo, perché fa proprio zero danni. Non vale nulla lei. Not stonks, direi. Not stonks.
No Stonks, bel personaggio, però cioè, ce ne sono di più interessanti. Alla fine io principalmente i PG quando li metto nel party li metto per una prospettiva di storia, non tanto perché è più o meno OP, perché non me ne può fregare di meno de fa il power gamer, power player che sta lì. Eh no, e se metti questo allora fai mezzo danno in più. Se il gioco fosse ultra difficile ci penserei, ma non lo è, e quindi va benissimo anche portarsi PG che ti stanno simpatici. Come giusto che sia in tutti gli RPG secondo me, eh. È bene che facciano le cose bilanciate in maniera tale che... Ah, devo... Vai alla forca e parla con Cullen, ok. È bene che siano bilanciati per essere giocati quei personaggi stock in maniera piacevole, gli RPG. Ecco Cullens. Starkhaven's to protect champion. And you are with the captain. Non too happy about the accusations against her, I'm sure. You could say that. I saw no evidence to support the claims against her. As I suspected. Then why press this? Some feel that the solution to the current crisis of leadership is to consolidate authority. Certo. As long as these complaints continue, baseless or not, they will serve as justification for eliminating the position of guard captain. It would be the simplest fix, whether or not I agree. They want to lie about her. Let them do it to her face. I have no objection, but the anonymous are rarely so brave. I can say that all of the complaints dalla città inferiore, a dirmo se scopre che è il marito. Lemeo. Why wouldn't she tell me of this? I don't know, but I do apologize for the assumptions of this incident, guard captain. Ha detto she, quindi è una lei. It's not done. To Lowtown Hawk. I need to speak to Brennan. È una lei, Brennan? No, possibile? What? Perché ha detto she? È lunga sta missioncina, eh? Tanta roba, tanta roba. Dobbiamo andare qui. Questa fase del gioco con Avelyn in gruppo veramente da sturbo. Tra l'altro il fatto che non abbia abbastanza forza per poter... Lei fa danni, fa zero danni, Avelyn, maledetta la miseria. Fa zero danni e ne prende pure un botto, tra l'altro. È proprio inutile. Hanno rotto la minchia sti seguaci di lei. Le situazioni di lui e lei qua. Au. What? Me l'hanno ucciso in due colpi? Ok. Minchia che bomba. Bomba distruttiva, l'hanno massacrato. Indicazioni per la base dei seguaci, blabli. Seguaci di lei hanno invaso la città inferiore, ripulisci il loro nascondiglio e libera la città da questa lei. Chissà chi diavolo è, adesso scopriamo che è tipo un membro del nostro party. Vabbè, quindi riusciamo a prendere due piccioni con una fava qua, sia la lei che quest'altra missioncina da fare di qua. Guardi a Brennan, eccola qua, sarà stata gelosa, tipo, mi ha fregato il mio amorino. Why did a Templar have to tell me there is unrest in this district? What's going on? Better make it good. It's Captain Jevon. I didn't report his return because I'm ashamed for him. What? He's trying to rile the guards against you. But none of us will follow him. You lead better than he ever did. Good start. Where's he hiding? The guards will have nothing to do with him. So he found others. Miliziani antifereldiani, addirittura qua gli è scivolata proprio fuori dal controllo la situazione. I guess it's been long enough they've forgotten how many the champion killed. A rally against the tyranny of the guard. What? Who infest Kirkwall. Pensa che imbecilli, racist.
That's racist. Tra l'altro, oltre che essere razzista, è pure stupido, perché lei, per quanto straniera, sta facendo il suo lavoro alla grande. Dobbiamo andare a Darktown. Però prima finiamo la missione che ci abbiamo qua, poi andiamo a Darktown. Eccala. Minchia, ce ne stanno 3000. Minchia, ce ne stavano 3000, perché sono fatti dei polistirolo. Attenzione, spawnata roba dietro. Vabbè, sono finiti. Bene, anche questo è stato easy. Tra un pochino ci abbiamo i livelletti. Però devo dire che prima c'avevamo più livelli per ogni sessione di gioco. Ma vabbè che queste settimane ci ho avuto anche un po' meno tempo, e quindi ho fatto meno ore di puntatine. Magari riuscivo a registrare un paio d'ore anziché tre, tre e mezza così. Però zero livelli, zero li anzi livella più. Diventata molto molto più lunga a livellare. Perfetto. E anche però i caricamenti ok. Così in diretto proprio. Appena si starta la registrazione. Ah, ma pure tolto il cane. Che due palle. Maledetto orcani. Ah, ma scusa, quello è quella... What? Perché c'è una... succubus là in mezzo? Questa è singolare come cosa, devo dire. Molto singolare il fatto che ci sia una succubus là in mezzo. Dai, fire team. Chi è che crocca? E se io gli tirassi una bella crocchina di questo tipo là, giusto per fare qualche dannuzzino in più così. E lei subisce, devo dire. Ho colpito anche il cane, povero ciccio. Ragazzi, facciamo una bella cosa. Meniamo questo qua, che è quello più rompipalle di tutti. Minchia, Avelin è proprio useless a stecca. È proprio schifo, porca puttana. È veramente imbarazzante, Avelin. Tanti, ho 80 pozioni, per cui no problemito. E vai. Quindi era lei questa lei. Anche nel morta i sogni dei suoi seguaci sono stati infranti. Solo alcuni elementi isolati continueranno a credere in lei. Oh, oh, uno scudo. Carino sto pugnale. Ridurre la velocità di movimento, velocità d'attacco, immunità alla respi, 10 colpo critico. Mani del carta, nuovo codice.
Gli straccioni hanno un detto: sangue o soldi, il Carta ottiene sempre la sua parte. Quando era Berat a gestire il distretto della polvere, il distretto della polvere che si trova ad Orzammar, se vi ricordate dall'uno, no? È il distretto dei poracci, sostanzialmente, dei senza casta, degli esiliati. Prendeva tale detto alla lettera. Commissionò un paio di temibili lame a Dural, della casata dei Fabbri, e ne diede una al suo braccio destro, Jarvia, e l'altra al suo luogotenente, Carshall, in modo che chiunque incontrasse il Carta avesse a che fare con questi grossi coltellacci. Berat non era esattamente un poeta. Jarvia venne uccisa nel distretto della polvere durante il caos della successione, mentre Carshall rivoltò tutta Orzammar in cerca della sua lama. Qualche straccione deve aver avuto la fortuna di trovarla, decidendo astutamente di venderla subito. Solo la pietra sa cosa farà Carshall allo sventurato in suo possesso quando lo troverà. Ok, bene, non è che ho paura di voi, ma insomma, se poi volete attaccarmi fate pure. Ok, lei attenzione adesso, manco le guardo le stat, saranno sicuramente meglio dello schifo che lei c'ha addosso. Attacco, difesa e tempra, assolutamente. Così forse fa 3 danni anziché 2. E possiamo uscire da questa zona, senz'altro. E lei abbiamo finito. Dobbiamo continuare con la missione di Avelyn. Avelyn. Dove dobbiamo andare? Non lo so, ma usciamo da qua e lo scopriamo, Avelyn. Ah, è vero, la città oscura, giusto, make sense. L'aveva pure detto prima, giustamente. Bisogna andare di qua. Alla Dark City. Dark City. Là là, subito. Ragazzi, menate le cose. Niente nemici in doppia corda che arrivano dal nulla, cose così simpatiche così, no? E vabbè. Ah, eccoli, mi sembrava strano. Scusi, no? Nano, mentira le sue freccione assassine moleste. Un furfante, questa è una roba nuova. Avelyn mi sembra che sia anche più resistente questo scudo normale che adesso c'ha tra le varie cose. Prima era fatta proprio di polistirolo. Magari se trovo qualche collanina, qualcosa da darle, gliela do. Se lutiamo la roba, gliela mettiamo addosso. Tipo, le regaliamo la spazzatura che troviamo da terra. Letteralmente. Beautiful. How beautiful. Andiamo davanti, poi dobbiamo andare a sinistra. Vediamo un po' che succede qua giù. Eccolo. E lui c'ha l'altro coltello. Ehi, boy. It's the captain. Are we ready for this? Ti stanno a cagare sotto. Brave Kirkwall. You did not throw off all others only to fall under Ferelden influence. Leaderless, displaced, alien hands on the most basic authority. Ma che cazzo dice questo qua? È tutto matto. Sta fregando sti poveri scemi pagliacci. The Ferelden with the Orlesian name. Is there anyone else who so embodies how far this city has fallen? Vabbè, pensateci voi, Avelyn, dai. Vabbè, prendiamole basta, anzi, facciamolo fuori. Avete rotto una minchia. I am now, and it ends. It ends here and now. Aia. Visto dei danni subiti un po' da tutti quanti, Minchia, mi ha shottato Giovenno, Mi ha ben shottato Giovenno qua. Questi sono mega morti. Vabbè, abbiamo visto. A meno che non esponano altri. Never mind. Would
be welcome. Make us hate you. Serve il danno a Wei possente, però deve pure... Ok, questo ci serviva, così li stronchiamo. Cavolo, not good. Not big good, devo dire. Evelyn sta messa un po' in shitteroni. Come posso fare? Ho un paio di problemi critici con questi nemici che... Con questi nemici che mi creano un po' di disagio, devo dire. Io andrò a finire che ce lascio le penne qua per forza. Cazzo. Mi sa che mi tocca rifarlo. Tutto perché poi è morto coso. Se muore Hawk, che è il curatore, è finita la partita. Tanto vale caricare. Ogni tanto capita qualche fight che non è propriamente facile. Cioè ogni tanto tanto. Però ogni tanto, sì. Ogni tanto capita anche quello. Allora, assicuriamoci che tutti abbiano il tutto. Sì, andiamo avanti, andiamo di giù qua. Si parla con questo pagliaccio. Lui dirà... Prendiamo le basta, arrivederci. Allora, team. What? Perché abbiamo subito tutti quanti un mega abuso infinito? E perché Avelyn è morta? Lei sta ricrepando un'altra volta, è incredibile. È fatta di burro, polistirolo e melma. Cos'è sta cosa? Segui una spazzata, vai, fai la spazzata. Vai, facci vedere. Mamma mia, lorda Avelyn. Veramente putrida come persona. Dobbiamo fare fuori i rinforzini qua. Purtroppo Porro tra poco andrà via. Ci lascerà Porro. Ok, lui può pozzarsi. E anche lei. Tu pozzati con questa e tu pozzati con questa. Au. No, allora signori, qua bisogna un attimo fare fuori questo mercenario qua. Avelyn non avrebbe mai potuto fare... ok. Non avrebbe mai potuto scontrarsi con quest'uomo da sola. Sarebbe implosa in 0,1 secondi. Perché non si muove? Ok, ma si muove. Finiti? Non è vero. Però in compenso se è ritornata in vita lei. Never mind. In compenso è sta morta. Lo stiamo devastando. Non sa più che fa praticamente. Non ci stava più dentro. C'era un attimo che era completamente impazzito dalle botte che stava prendendo. Vabbè dai Javen, ari. E vederci pure. Non ci posso credere, Hawk. That wasn't your place, Hawk.
Ah no, ok. Come non avreste dovuto? Abbiamo finito sta missione. Missione aggiornata, no? Torna alla caserma e parla con Avelyn di Javen. Attenzione, Javen dovrebbe avere quell'altro coltello. No, c'ha un altro. Potenziamento per la cosa. Cintura anche. Tra l'altro a lei serviva proprio una cintura, se non sbaglio. Fa vedere un po'. E quello che c'ha lei è meglio. Poi perché mi avrebbe dovuto droppare due scudi? Questa che cosa dà? 43 attacco, 15 mana vigore. Sì, sembra una roba abbastanza da tank, anche perché loro hanno le loro robine speciali. E dobbiamo tornare indietro. Vorrei cambiare il party io, però, se riusciamo, prima di fare qualsiasi mossa. No, vi faccio pure vedere, perché prima di uscire andiamo a cambiare un attimo il party. Tanto si può cambiare su di qua, da coso. Perché voglio provare a dare, a vedere se quel coltello, perché sennò mi dimentico, se quel coltello è buono per Isabella. Se dovesse essere buono per Isabella, poi glielo mettiamo definitivamente il coltello e vediamo un pochino. Dunque, leva lei, metti lei, vai. Isabella. Fa un pelo di danno in più. Migliora con l'aumento di livello, però. Questo, in realtà questi fanno di più perché hanno quel più 8 danno fisico. Quindi è 89 anziché 87 attacco. Che però non credo viene conteggiato. Venga conteggiato sui danni al secondo. Critico aumentato. Quello però c'ha velocità di attacco aumentato. Rigenera 3 della salute, 30 danni contro i demoni, colpo critico, quello c'ha un 1% in più. Non lo so, no, credo che non siano meglio di questi, non è meglio di questi che c'ho. Sono fighi per carità, però boh. Perché perderebbe... Aspetta, allora, 400 e fischia, 4,73... Ok. Beh, 500 di dips. Tutto quello che ci interessa è il dips aumentato. Allora pompiamo il dips e basta. Ma usciamo da qui e andiamo a recuperare. Scusate, ma tra l'altro quell'altro merdone, il suo, stavo pensando, ma l'altro coltello, perché dovevano essere una coppia di coltelli. Mestizia, l'altro coltello non... Niente, peccato. Avrei voluto l'altro. Che cazzo, però. Oggi niente, eh. Ah, vediamo se ci riusciamo, eh. Ce ne stavamo andando fuori dalle palle da questo posto. Per andare da Avelyn e chiudere la puntata in bellezza. Ma se il gioco non me lo permette, oggi è crashato un botto di volte. Mi sta veramente quasi rompendo la minchia sto gioco. No, a parte gli scherzi, c'ha i suoi momenti belli e i suoi momenti brutti, però i crash sono una rottura di coglioni. Capisco anche che siano normali, visto che comunque sono cambiati i sistemi operativi e era fatto per girare su roba di altri periodi, però porco due. Allora, parliamo con Avelyns. Ci ha dato un tocco d'exp importante, ho visto, nel mentre che partiva il black screen. Sei zitta, non eri all'altezza. Saresti mega morta. I'm the captain. The guards need to see me lead. Never again. Do you hear me? Cosa sta Never. Facendo? Mi sta imbruttendo. We're waiting for orders. Will you accept them? May I speak freely? There isn't a man or woman here who wouldn't follow you through the void. Ma Captain. Meglio di così. Scusa, eh. Fa tutto sto I'll pippone. Take it. Get out, Hawk. My guardsmen need me. Non è che stronzetta, eh. Che stronzetta. Missione completata. L'onore di Avelyn è salvo, ma è ancora turbata. Fantastico, abbiamo salvato l'onore di Avelyn, tutto in ordine. Avrei voluto trovare il secondo coltello, ma sapete che faccio? Mo' mi do una bella occhiatina alla wiki e vedo se riesco a trovare il secondo coltello da qualche parte e capire se ce lo siamo perso per sempre, se esiste o meno, perché vorrei proprio avere il secondo coltello, anche perché sti due coltelli sbagliati fanno proprio schifo. Comunque, signori, io direi ci possiamo fermare qui questa settimana. Abbiamo completato parecchie missioni.
La prossima andremo avanti. Io immagino che abbiamo ancora un po' di settimane. Dobbiamo finire queste tre missioncine, almeno due, perché questa delle spade perdute, boh. E poi andiamo verso l'ultima goccia e un piatto che va servito freddo e procediamo con la main quest e andiamo verso il finalone. Sempre che sia vicino, perché magari queste due sbloccheranno altre missioni aggiuntive dei compagni secondarie, quindi continueremo per tante tante ore. Però a livello di quanta roba ti dà, Dragon Age 2 delivera, eh? Con pochi euro riuscite a prendere veramente tante ore di intrattenimento. Questa è una nota positiva. Comunque, se siete arrivati fino a qui, io vi ringrazio. Se non seguite il canale, vi invito a farlo perché più insieme è meglio, eh? Ci vediamo la prossima settimana. Bella pips, alla prossima. Ciao!